Sarebbe interessante fare una riflessione molto più corposa riguardo alla mancanza di personale nelle RSA, case di riposo e via dicendo, comunque sia sempre nel settore della sanità. Come mai ci sono delle persone che magari lavorano tanti anni all'interno dell'RSA, a un certo punto decidono di cambiare lavoro, proprio professione, andando, che ne so, in fabbrica, in magazzino, nei centri commerciali a lavorare, cose così. Le risposte secondo me sono poche, però sono ben chiare, perché cioè, una situazione del genere è sconvolgente. La retribuzione è uno di questi, non si può pagare un operatore, un infermiere, quel che volete, 1.000 euro, 900 euro, quando si ha a che fare con le persone in un paese dove con 600-700 euro, se ti va bene, ti paghi un affitto. Non si può perché non vivi. Questa è sopravvivenza, cioè se sei da solo, non vivi, non vivi. E soprattutto non è pensabile che un lavoratore come un infermiere, come un operatore sociosanitario, come un medico, ok? Che hanno a che fare con la vita degli altri siano pagati una miseria. Quando ci sono persone, e ovviamente non è per criticare gli altri lavori, ma ci sono persone che lavorano con gli oggetti, che producono oggetti e vengono pagati almeno quei 3, 4, 500 euro di più, perché non dobbiamo essere ipocriti. Un operaio in fabbrica può arrivare a guadagnare 1.500 euro per produrre scarpe, per esempio, per produrre, che ne so, tappi, 1.500 euro, buoni pasto, compresi. Cioè, di cosa stiamo parlando? Un oggetto vale di più della persona. Allora certo che una persona che ha fatto l'operatore, che fa l'operatore, dice: ma chi me lo fa fare? Chi me lo fa fare? E poi questi datori di lavoro ovviamente non trovano sostituti perché la voce gira, perché lo sfruttamento nella sanità è scandaloso. Non si può pensare che se tu sfrutti le persone hai dei vantaggi. Non hai vantaggi. Pagali quanto devi. Questo qui è un lavoro, nel caso mio l'osso, che vale almeno 2.000 euro. L'infermiere almeno 2.500-2.800 euro, il medico almeno 5.000 euro. Ragazzi, stiamo parlando di persone che lavorano a contatto stretto con persone anziane o malate. Non stiamo parlando di gente che va a fare i tappi. Perché se tu fai cadere un tappo, non crei disagio a niente e nessuno. Fai cadere un tappo, ti becchi una multa, ti becchi, che ne so, la detrazione, sì, la detrazione, scusate, la decurtazione dallo stipendio. Non che rischi di andare in galera perché la persona che fai cadere muore. Ragazzi, qua si parla di responsabilità. Non posso pensare che una persona che non ha nessuna responsabilità perché non ha a che fare con la vita degli altri prenda più di un'altra che si spacca il culo dalla mattina alla sera. Non che quelli che fanno tappi non si spaccano il culo, però capite il mio discorso? Una persona che si spacca il culo dalla mattina alla sera per gestire gente con l'Alzheimer, gente con handicap fisici o mentali che siano, prenda meno di una persona che lavora con i tappi e rischi di andare in galera. Questo è il motivo per cui non si trovano operatori, o meglio, gli operatori che ci sono decidono di fare tutt'altra cosa e nessuno li vuole sostituire. Chi me lo fa fare? Ma chi me lo fa fare di andare a lavorare con gli anziani e rischiare la galera per 1.000 euro quando per 1.500 non ho nessuna preoccupazione, faccio le mie ore e torno a casa con la coscienza pulita? Ma chi me lo fa fare? E poi il burnout, ragazzi, parliamo del burnout. Le persone che lavorano a contatto con le persone rischiano il burnout, e il burnout credetemi che è brutto. Rischiano quello e poi le altre cose che ho detto. Cioè non si può, non si può secondo me. Questi sono i motivi veri per
per cui uno sceglie di andare a fare un altro lavoro. Non si tolga fuori la scusa, non si trovano operatori. Non è vero. Non è vero, perché se tu un operatore lo paghi dai 1.500 ai 2.000 euro, non ne trovi uno, ne trovi 10. Ne trovi 10. Perché il gioco non vale la candela. Punto. Questo è quello che è vero, questa è la verità.